Chi è il tuo re? Chi è il tuo vero re, il tuo Dio? Genesi 14, versetti 17 e 18. Quando Abram fu di ritorno dopo la sconfitta di Kedar Lomer e dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli uscì incontro nella valle di Save, cioè nella valle dei re. Intanto Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino, era sacerdote del Dio Altissimo. Quanti re abbiamo in questi versetti, in questi pochi versetti? C'è Kedar Lomer e degli altri re che erano con lui, tre. Poi c'è il re di Sodoma che gli va incontro nella valle di Save, cioè nella valle dei re. E poi c'è Melchisedec, re di Salem. Cosa ci vuole dire Dio attraverso questi due versetti? Beh, anzitutto sapete che Abramo aveva vinto e recuperato Lot, recuperato la moglie, recuperato tutte le persone, recuperato tutti i beni. Ebbene, il cristianesimo è una religione di recupero, cioè di salvezza. Attraverso la nostra preghiera, attraverso i nostri gesti, le nostre parole, quello che noi facciamo, attraverso l'amore che scorre attraverso di noi, Dio recupera, salva, guarisce, libera, sana e così via tante altre persone. Ecco che quindi noi dobbiamo avere chiara questa cosa, che noi siamo strumenti potenti nelle mani di Dio. Diciamo, se siamo strumenti nelle mani di Dio, se ci siamo messi a sua disposizione, saremo molto potenti. Ecco la Pentecoste, e quindi riusciremo a fare grandi cose. Dio attraverso me e te farà grandi cose. E oggi Santa Caterina da Siena, in un tempo bruttissimo, non in un tempo bello, in uno dei tempi più brutti della storia, della Chiesa, un tempo molto brutto, ha fatto veramente grandi cose. Quindi Dio può fare grandi cose anche nei tempi difficili. Anzi, vogliamo leggerla come si deve? Dio, proprio nei tempi più difficili, elargisce ancora maggiore presenza, potenza e grazia. Questi sono tempi facili? No, nell'ultimo messaggio di Medjugorje che abbiamo anche commentato assieme, se non l'avete ascoltato potete trovarlo ancora sul nostro canale YouTube, vediamo che la Madonna dice che questi sono i tempi peggiori che sono esistiti e che Satana è sempre più forte a causa delle persone che gli stanno dando autorità attraverso che cosa? Le scelte di morte e attraverso l'odio e tutto quello che c'è nel cuore delle persone. Le persone stanno aprendo porte al diavolo, che sarà sempre più forte, che si manifesterà sempre di più. E quindi Dio contrasterà tutto questo attraverso noi, attraverso chi dice amen alla chiamata, e quindi elargirà un'unzione sempre più potente per la salvezza di tante altre persone. L'importante è camminare nelle vie di Dio, l'importante è avere fiducia, ed è per questo che stiamo facendo un cammino tutti i giovedì sera sulla fede, perché la fede deve crescere. Non chiedere a Dio dammi fede se poi non sei disponibile a un cambiamento. Noi dobbiamo essere rinnovati nello spirito della nostra mente, dice San Paolo, per poter discernere la potente volontà di Dio. Quindi facciamo questo cammino, facciamo questi cammini, fidiamoci, preghiamo, digiuniamo e combattiamo e vinceremo tante anime. E poi cosa dice? Dopo questa vittoria però viene messo alla prova Abramo. Dice che gli uscì incontro nella valle di Save, cioè nella valle dei re, il re di Sodoma gli andò incontro. E vedremo poi che cercherà di mettergli, di creare una specie di alleanza con Abramo. Gli chiederà le persone, gli chiederà questo, gli dirà dai, fai che io sia il tuo re. Abramo dirà no, 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 no. Attenzione, attenzione in questo tempo a non cedere terreno anche noi al re di questo mondo, ai principi di questo mondo, a quello che è in questo mondo. Noi dobbiamo vivere, e ce l'ha detto nel messaggio Maria, noi dobbiamo vivere nella preghiera, anzi essere preghiera, vivere la nostra giornata con pensieri, con parole, con azioni che dicono che siamo cristiani, che non siamo più noi a vivere, ma Cristo è in ognuno di noi. Cristo è in me, Cristo è in te, la potenza di Dio deve scorrere. Non dobbiamo dare nessuna autorità agli altri, se non a Melchisedec. Era bellissimo, era sacerdote del Dio Altissimo. Noi dobbiamo diventare come lui, offrire benedizioni a Dio. La nostra giornata deve essere piena di pensieri, parole e azioni, e quindi missione per Dio, non l'omissione. Dio ci ha
attraverso Maria, chiamati e richiamati al fatto che dobbiamo essere tutto questo. L'omissione sarebbe non farlo. Invece noi vogliamo dire amen a questa cosa, vogliamo come Melchisedec innalzare la nostra lode, il nostro ringraziamento, questa potenza della preghiera al Dio Altissimo, cioè El Elyon, creatore del cielo e della terra, colui che ha sul palmo della sua mano ancora la storia, soprattutto la nostra storia sacra. Certo, il mondo ha deciso la morte, va da quella parte, noi decidiamo ancora la vita per noi e decidiamo di essere strumenti di vita nelle mani di Dio per tante altre persone, compresi tutti i nostri cari. E allora in questa valle di Soar, in questa valle dei re, scegliamo ancora Dio come unico nostro Signore e Salvatore. Signore Gesù Cristo, riconosciamo che ci sono tante tenebre nel mondo e che il nemico è sempre più forte. Ma vogliamo riconoscere che tu sei venuto proprio per questi tempi. Sei venuto per salvarci. E noi in questo momento vogliamo riconoscere ancora te, Gesù, come Signore e Salvatore. Riconosciamo anche che forse ci sono ancora delle aree della nostra vita che teniamo strette a noi. E quando non le consegniamo a te, il nemico ha autorità. Allora, Signore, vogliamo riconoscere lì dove non c'è ancora una vita santa, una vita sana, dove non viviamo ancora la piena benedizione. Vogliamo riconoscere ancora tutto questo e dirti: vieni Gesù. Vieni Gesù a salvarci. Ognuno dice: vieni a salvarmi, vieni in quest'area, nell'area affettiva, economica, in tutto il tempo della mia vita. Vieni Signore, prendi autorità in tutto quello che io vivo, in tutto quello che io sono, prendi autorità. Voglio dichiarare Gesù che tu sei il mio Signore, unico Salvatore. E voglio che tu possa diventare anche il mio Maestro, colui che mi insegna la via della vita. Sì Gesù, da questo momento guidami tu, istruiscimi attraverso la presenza dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo con i tuoi santi 7 doni affinché tutti noi possiamo vivere coerentemente con la parola di Dio e nella potenza di Dio. Vieni Spirito Santo, vieni a illuminarci, a farci crescere. Vieni poi a usarci per la salvezza di tante persone. Perché noi sappiamo che possiamo essere vittoriosi in ogni situazione, ma sappiamo anche che ci chiami a diventare strumenti potenti nelle tue mani per poter far conoscere ad altre persone la tua salvezza, la tua presenza. Vieni allora Spirito Santo, soffia su tutti noi.